L'architettura colpisce i sensi e ha anche una dimensione spirituale. Concorda con questa dichiarazione di Foster? Credo che fondamentalmente, per rispondere alla domanda, se ci sia necessità di andare un pochino alle radici delle occasioni progettuali. C'è una genericità in questa frase, in parte corretta, di una poetica, ma soprattutto nel caso di architetti come Foster è molto più importante intendere l'architettura come una risposta dei vincoli, una risposta delle necessità del momento, del caso, dovuti alla committenza, dovuti al luogo, dovute alle soluzioni tecnologiche. C'è sempre una ricerca poetica costante, che è quasi nel caso di Foster, poi la serata penso lo metterà in evidenza, è quasi una metodologia progettuale, più che una ricerca poetica o la ricerca di un'estetica, che si concretizza a volte in scelte coerenti, in scelte si possono individuare in alcuni casi uguali, in luoghi diversi, ma anche la capacità di adattarsi alle varie situazioni, appunto come dicevo in precedenza. E questo forse è la cifra caratteristica più interessante dell'architetto, anche per uscire un po' da quelle etichette generiche che vengono utilizzate per architetti di questo profilo, la cosiddetta archistar, termine che a me che svolgo questo mestiere piace poco, ma forse dovrebbe uscire, credo, un po' dalla pubblicistica generalista, anche per focalizzare meglio alcuni temi, alcuni luoghi, perché in certe occasioni, in certi momenti, dall'idea che l'architetto possa arrivare a risolvere i problemi oppure affrontare in un colpo magico complessità delle città contemporanee che hanno raggiunto livelli della contemporaneità, proprio perché la contemporaneità pone sempre problemi diversi molto elevati. E il caso di Foster è emblematico da questo punto di vista, c'è uno studio enorme dietro, una esperienza professionale di 50 anni e più, un'equipe rodata, una capacità di muoversi certo sui mercati globali, come si dice, o di rispondere alle esigenze dei committenti di oggi. Sicuramente, da un punto di vista, per venire alla domanda, un altro aspetto, dal punto di vista dell'architettura come capace di costruire ambienti sensibili, per Foster si può parlare di ambienti climatici, di ambienti attenti all'ambiente nelle sue contesti anche meteorologici, nelle sue specificità, un'architettura che utilizza le condizioni ambientali del luogo, e questo sicuramente è un aspetto che coinvolge sicuramente i sensi. La tecnologia rispetto all'architettura che cambia è solo strumento o anche elemento estetico? È il frutto di una necessità. L'architettura moderna, intesa come il percorso che dalla metà dell'Ottocento giunge a noi, di cui Foster copre la parte della seconda metà degli anni 50, si interessa nello specifico proprio di questo tema, di che rapporto l'architettura moderna, l'architettura contemporanea deve avere nei confronti del linguaggio. La grande cesura è quella di uscire dai linguaggi storicisti, consolidati, determinati, con dei codici, e invece creare delle architetture che di volta in volta hanno un loro aspetto, che di volta in volta hanno appunto un linguaggio nuovo della modernità. Foster è esattamente questo, esattamente una personalità, un architetto, una figura che nella sua ricerca progettuale, nella sua ricerca compositiva vede la tecnologia sicuramente come strumentale, ma non come finalizzata a un risultato estetico. Anzi, la differenza grossa rispetto ad altri architetti, ad esempio sotto l'etichetta dell'high-tech, Richard Rogers, ad esempio, un compagno di studi a Yale dello stesso Norman Foster, è proprio sull'aspetto del linguaggio l'elemento caratteristico che differenzia i due architetti. Uno punta a un'estetica del linguaggio, pensiamo al Beaubourg di Parigi, alla tecnologia come capace di costruire una nuova immagine, un nuovo codice linguistico. Foster invece lavora quasi per fare sparire la tecnologia all'interno di contenuti e componenti dell'architettura così avanzati, dove l'innovazione è così forte quasi che la tecnologia sparisce, non si vede, e gli edifici diventano anonimi, ma dal profondo contenuto tecnologico, sotto traccia potremmo dire. E questo secondo me è un aspetto di grande interesse, e da un punto di vista della ricerca della forma, della ricerca del linguaggio, in qualche modo forse anche secondario, perché è la risposta al tema che produce una forma, che produce la trasmissione di un linguaggio, che produce una funzione.
Il film racconta anche l'uomo Foster. Che tipo di uomo è Foster? Da un punto di vista, diciamo così, personale, non saprei dirlo. Certamente però la componente umana è molto forte nella misura in cui uno studio planetario come quello di Norman Foster funziona, realizza opere, realizza progetti anche con una discreta velocità proprio grazie agli uomini. È un'equipe, è una squadra di cui Norman Foster è sicuramente l'apice, la persona che si incarica di parlare con i clienti, di raccogliere le esigenze dei clienti, delle commissioni, dei committenti stessi, ma è anche un architetto che ancora disegna, un architetto ancora che passa il tempo a disegnare a matita, con la sua mano sinistra, la mano degli artisti, e attraverso questo il processo parte, attraverso questo aspetto prettamente umano parte un processo fatto di fasi molto forti, di integrazioni molto consolidate, di integrazioni con la tecnologia, con le normative dei diversi luoghi. Uno studio capace di lavorare indifferentemente nei contesti più vari del mondo. Da questo punto di vista è sicuramente un architetto globale, ma un architetto che ancora mantiene quell'aspetto umano. Il design rende le cose più belle, affermazione di Foster che Molteni ha fatto propria. E la collaborazione con Foster risale ormai a quasi più di 10-15 anni fa e è partita tutto da alcuni lavori che noi abbiamo fatto nelle sue costruzioni, nelle sue realizzazioni intorno al mondo, a cominciare da una delle sue prime realizzazioni grandi a Londra, vicino al suo studio, che è Riverside Park, dove abbiamo arredato le cucine e cose di questo genere. Ed è sfociato in diverse, poi, come succede con questi grandi architetti, in realizzazioni di prodotti specifici. E poi, naturalmente, sfociato con altri prodotti che man mano si sono sviluppati. Uno dei primi è stato questo divano, il divano Steel, che ha questa linea molto tradizionale, internazionale, perché va un po' di fuori dallo schema e si adatta sia per un ambiente di casa sia per luoghi pubblici o uffici. Con Foster soprattutto abbiamo lavorato sulla ricerca e l'utilizzo di nuovi materiali, quindi l'esplorazione di nuovi materiali applicati al design. Il caso di Arche, questo tavolo che utilizza questa fibra, che è un cemento con fibra di vetro molto leggero, è un cemento che normalmente viene utilizzato in architettura, quindi si è pensato di utilizzare questo materiale per costruire il basamento del tavolo. L'idea parte da una sua tensostruttura, da cui è derivato questo prodotto che ha queste caratteristiche di solidità, può essere colorato in pasta eccetera eccetera, e questo è stato fatto circa due anni e mezzo fa. La novità di quest'anno è questo tavolino che si chiama Teso, ed è anche qui la tecnologia ci viene incontro, perché nasce da una lavorazione di una lamiera tonda che viene perforata al laser in una certa maniera e poi viene stirata attraverso un macchinario che permette di dare la forma a questo tavolino. Quindi anche questo è tutto in lamiera, può essere in diverse finiture. Il nostro rapporto con lo studio Foster e Partner è sostanzialmente un continuo rapporto di ricerca di nuovi prodotti e soprattutto di nuove tecnologie. Foster scelse Molteni, perché? Molteni è sicuramente un'azienda di grande tradizione, ma anche orientata alla ricerca e allo sviluppo di nuove cose. E credo che questo sia stato uno delle motivazioni, e soprattutto nel realizzare grandi realizzazioni non siamo specializzati a fare grandi realizzazioni e siamo in grado di venire incontro ai progettisti realizzando anche cose specialissime che pochi al mondo sono in grado di fare con la nostra qualità.